tutto pronto qua dallo Sbordone League. Ultima partita tra Enigma e Wimbledon. Entrambi a 3 punti, vittoria per entrambi all'ultima uscita. Il Wimbledon ha vinto contro i Red Bull, mentre invece l'Enigma ha battuto il Liverpool. Attacco Pagano e Ortega. Si parte subito! Va da D'Angelo. Ancora. Calcia! Battere questo calcio d'angolo. Colpo di testa! E c'è il gol di D'Angelo. Di Barca, scusatemi. Gol di Barca, 1-0. Pensavecchia è solo, si gira, ancora Ortega su di lui. Pensavecchia di tacco per Capulli, che calcio. Sistemare su i Cuccaro, e ben avanti. Prova Salberg. Bergaldi, avanza, pericoloso, Bergaldi, gatto. Uccillo, chiude. Cerca Pensavecchia, lo trova, si gira. Pensavecchia, calcio in porta! Gigi Pensavecchia, che gol! Riporta i suoi sull'1-1. Palla che non controlla, quindi parte ancora in Wimbledon. Il tiro di Capulli in mezzo. Pallone passa, Capulli! Fuggiori non aggancia. Attenzione. Capulli. Va Capulli. C'è Pensavecchia da solo che calcia ora. Palla fuori. Ancora Nevano. Vai da Fuggiori. Fuggiori avanza. Ho scoperto Wimbledon. Spena in mezzo da Ortega. Cuccaro, ancora Spena, riporta il suo in vantaggio. In mezzo Battani di testa, palla, attenzione, traversa, mischia. Va Iervolino, no, finta. Va Bergaldi in porta, gatto. Ma c'è Spena. Pensavecchia aggancia. De Luca non riesce a dargliela, quindi va Fuggioni. Fuggioni calcia, Cuccaro! Vada, dove non c'è nessuno. Capulli vuole calciare, ci pensa. Lo fa ora! Gatto! Bergaldi! Questa volta lo chiude De Luca. Prela recupera. Ancora Pagano in mezzo. Calcia! Pallone rimane là, Cuccaro! Mischia! C'è fallo! Recupera e può far partire i suoi. Va da Capulli, ma lo chiude di guida. Attenzione. Pensavecchia da terra. Finisce così il primo tempo. Siamo, ricomincia la ripresa. Saluta Fuggioni. Il vantaggio degli Enigma ai danni del Wimbledon. Si cambia campo. Nevano supera. Poi calcia. Cucca pena. C'è Vattani. Ancora Vattani. Calcia di Capulli, fuori, va lungo da Pagano, aggancia e chiude Vattani. C'è Nevano che calcia, fuori, va De Luca in porta, traversa. Barca, Succillo recupera, Succillo supera uno, calcia, gatto. Succillo va da Bergaldi. Bergaldi, Capulli, calcia in porta, che recupera, va in mezzo. Bergaldi controlla, calcia. Succillo capisce molto, attenzione da terra. Spena, ancora Spena, parte Spena, si gira Spena, ancora attenzione Vattani. Rigore e cartellino giallo per Succillo. Pagano contro Cuccaro. Va Pagano! Cuccaro intuisce, ma non basta. 3-1. Va lungo. Palla a Fuggioni. Non aggancia in primo momento. Aggancia ora. Attenzione. Mischia. Palla a Pagano, traversa. Ancora. Spena. Calcia. Ancora Vattani. Calcia Vattani, D'Angelo. No, va Capulli. Ancora Vattani, gatto. Palla a Pagano. C'è Spena, solo, in mezzo. Pagano, Cuccaro. Fallo. Finisce così la partita. Vince l'Enigma. Siamo qui a,
alla chiusura di Enigma contro Wimbledon, risultato che vede vincitori gli Enigma. Partiamo prima da Iervolino. Allora, che dici? Eravate partite molto bene, però poi che è successo? Allora, ci siamo mangiati troppi gol, penso almeno 4-5 gol proprio netti, di cui tre pali clamorosi. Quindi già il primo tempo dovevamo andare almeno sul 2-2 e cercare di riprenderla nel secondo. Purtroppo non siamo riusciti, loro hanno giocato molto bene, ci hanno purgato nel momento probabilmente peggiore, perché stavamo attaccando con continuità. Sì, il momento migliore del primo tempo avete con continuità riuscito. E poi è finita. Ti filo da torcere, poi vabbè, c'è stato quello che è successo. Sì. Salutiamo Iervolino. Andiamo invece da Nevano, che 39 di febbre, è qua, fa un gol. Che dici? Due vittorie, una sconfitta? Sì, state, diciamo, a 6 punti. Il rammarico per la sconfitta alla prima partita, però già siamo andati avanti, diciamo. E oggi la squadra è un po' sottotono. Io in primis stamattina avevo la febbre a 39, ho rischiato il collasso un paio di volte in campo. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato la vittoria a casa. Sì. E questo è l'importante. La partita è stata molto combattuta. In un momento della gara pensavo anche che probabilmente recuperavano. Però forse nel loro momento migliore siamo riusciti a fare gol e portarci sul 3-1, sì, e chiudere la partita. Un saluto a Nevano. E andiamo invece da Cuccaro. Per un'altra venerdì, impresa. Andiamo da Cuccaro. Cuccaro, che dice, mi toccare, sento sudato, puzzi. Non ha portato bene la bandana, però ci rifiamo. No, questa volta io me la togliere, questo posso? No, lascia stare. No. Deve portare bene, perché devo fare una cosa. Devo fare una cosa alla fine. Ok, faccio gli auguri. Aspetta. Vai. La bandana è per babbo, a cui faccio gli auguri da papà. Papà. Auguri a tutti, papà, vai. Rinnoviamo gli auguri per tutti i papà sbordoniani, perché babbo gli piace la bandana, quindi se sempre ciao. Non l'ha portata bene. Questa bandana non te capisce. Però possiamo staccare, perché c'è il braccio però, che sta cadendo. Sì, no, Jenny, dai, resisti. Un vedono sfortunato, pensa vecchia, c'è. E alla prossima settimana? Vai. Alla prossima. Dimmi tu. Non c'è domenica senza sbordone, però dopo ti faccio vedere una cosa, quindi ciao ragazzi. Alla prossima.